A 40 anni dalla scoperta dell'infezione da HIV e a 25 anni dall'introduzione della terapia antiretrovirale efficace, oggi è disponibile in Italia e nel mondo una nuova strategia terapeutica che si affianca alle terapie già esistenti e che ha una modalità di somministrazione e di assunzione completamente innovativa rispetto a quella già disponibile. Infatti si tratta di una terapia definita long acting, una terapia che si somministra per via intramuscolare, che si accumula a livello del muscolo e che garantisce un lento rilascio nel corso delle settimane in modo tale da ottenere un livello di farmaco nel sangue sufficiente per controllare la replicazione del virus. Questo fa sì che in sostituzione dell'assunzione giornaliera, quotidiana, delle compresse che rappresentano oggi il gold standard della terapia antiretrovirale, ci sia invece un nuovo approccio, ossia il paziente arriva in ospedale, vengono somministrati i farmaci per via intramuscolare e poi può tornare dopo 2 mesi. Questo è un approccio che garantisce un miglioramento della qualità di vita e un miglioramento dell'aderenza del soggetto con infezione da HIV alla terapia con un minore impatto sulla vita quotidiana. Chi può fare questo tipo di terapia? I pazienti con infezione da HIV nota, che quindi sono già in terapia antiretrovirale efficace, che assumono la terapia per via orale e che hanno un completo controllo della replicazione virale a livello del sangue periferico. Infatti, questo tipo di terapia al momento non è autorizzata per i soggetti che non hanno ancora iniziato la terapia antiretrovirale. La seconda condizione che bisogna avere per poter accedere a questo tipo di terapia è l'assenza di resistenze virologiche, cioè il fatto di non aver accumulato nel corso della storia dell'infezione da HIV delle resistenze del virus che possano compromettere l'efficacia dei nuovi trattamenti. Non sono esclusi soggetti che hanno anche altre patologie, quindi possono accedere a questo tipo di terapie anche soggetti con infezione da HIV che soffrono di malattie cardiache, diabete o altre patologie. Non abbiamo ancora dati che riguardano invece le donne in gravidanza. Il nostro team ha partecipato agli studi clinici che hanno permesso l'autorizzazione in commercio di queste terapie e quindi abbiamo potuto verificare non soltanto la buona efficacia di questi trattamenti, ma anche la buona accettazione da parte dei pazienti e il miglioramento nella loro qualità di vita. Anche al Policlinico di Milano sono disponibili questi nuovi farmaci che si affiancano alle terapie che già sono disponibili per la cura dei soggetti con infezione da HIV, per rendere la terapia antiretrovirale sempre più efficace sul singolo individuo, ma anche in generale, per ridurre la possibilità di trasmettere l'infezione da HIV ad altre persone. Ricordandoci che la prevenzione passa anche dai corretti comportamenti dei singoli soggetti e della buona adesione al test dell'HIV.